Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Investimenti per 1.600.000 euro per limitare i pericoli derivanti dal rischio valanghe e slavine nella zona di Venerossa, Gran Sasso d'Italia. La Giunta regionale ha deliberato la presa d'atto dell'accordo tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con riferimento alla sezione riservata ai nuovi interventi di difesa per il rischio valanghivo. L'intervento prevede la realizzazione di barriere fermaneve nella zona di Venerossa, area che ricade all'interno del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga ed è teso a stabilizzare lo strato di coltre nevosa in una zona a elevato rischio valanghe e slavine, scongiurando il ripetersi dei fenomeni valanghivi di notevole portata che nel gennaio 2017 colpirono l'area, raggiungendo la strada statale 17 bis e danneggiando in modo importante la vegetazione esistente. È un intervento particolarmente atteso, commenta il vicepresidente con delega ai parchi e riserve naturali, poiché renderà maggiormente sicura la nostra villetta, un luogo strategico per le infrastrutture esistenti e gli annessi servizi di carattere ricettivo e turistico, la funivia del Gran Sasso con gli alberghi, i ristoranti, i bar e le altre attività ricettive, unitamente alla strada statale 17 bis e all'elettrodotto. Il deputato del PD, Luciano D'Alfonso, ha presentato ieri un'interrogazione a risposta scritta al ministro delle Infrastrutture e Trasporti e al ministro per la Protezione Civile per sapere se intendano adottare iniziative mirate alla definitiva messa in sicurezza del versante che affaccia sulla galleria dalla statale 487 nel tratto sottostante il Colle La Civita nel comune di Caramanico Terme. La vicenda risale a quasi due anni fa. L'8 giugno 2021, nei pressi dell'ingresso della galleria che conduce a Sant'Eufemio a Maiella, si è verificato il distacco di un masso dal colle sovrastante, fortunatamente senza danni a persone. Va sottolineato che un evento simile, con un masso di dimensioni molto più grandi, si verificò nel novembre 2012. Da notizie assunte, spiega D'Alfonso, a tutt'oggi è indefinita la specifica competenza che riguarda il soggetto deputato all'esecuzione dell'intervento risolutivo del problema. Peraltro non c'è stato l'inserimento dell'intervento nei programmi di finanziamento regionali e nazionali, nonostante il comune di Caramanico non solo disponga già da tempo della progettazione esecutiva, costata 108.000 euro, ma abbia di recente affidato il servizio tecnico di una seconda progettazione per un ulteriore costo di 200.000 euro, mentre risulta ancora incerta la definizione di un adeguato sistema di monitoraggio dell'area. È chiaro, prosegue il deputato Dem, che l'interruzione della galleria, chiusa nel giorno del distacco del masso, sta causando disagi ai residenti di Sant'Eufemio Maiella e Caramanico Terme, in considerazione dello stato di dissesto del manto stradale collegamento alternativo tra le due località e danni all'economia derivante dal turismo verde di cui le due cittadine dell'Alta Val Pescara sono poli attrattori. Oltre alla vicenda specifica, D'Alfonso chiede a quali azioni i ministri intendano perseguire per contrastare le tante emergenze che colpiscono molti borghi montani del paese, emergenze causate da fenomeni di dissesto idrogeologico. Dante Labs è protagonista in un documentario prodotto e trasmesso dalla CNN sulla tematica della genetica. La multinazionale con sede all'Aquila specializzata nel genoma fa la parte del leone in un servizio della giornalista Anna Stewart in cui, tra le altre cose, si sottopone ad un'analisi completa del proprio DNA presso il laboratorio Dante Genomics a Dubai. Nel centro, che funge da hub di riferimento per l'emisfero orientale, Stewart ha deciso di effettuare il test dalle modalità semplici e veloci. Poi, nella visita all'innovativo laboratorio, ha potuto verificare di persona le modalità con cui viene condotto l'esame del DNA. Francesca Mannocchi sarà la nuova direttrice artistica della sede Abruzzo della Scuola Nazionale di Cinema, dedicata alla formazione nell'ambito del reportage audiovisivo. L'annuncio arriva dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.
giornalista e scrittrice. Alla Mannocchi è stato affidato il compito di ripensare il corso in termini di innovazione e internazionalizzazione, grazie anche al coinvolgimento di docenti e personalità di rilievo provenienti da tutto il mondo. L'obiettivo è quello di costruire una scuola di reportage che guardi all'Italia e al mondo e che, grazie a un percorso formativo di eccellenza, porti all'inserimento nel mondo del lavoro di professionalità molto richieste nell'ambito del reportage creativo, ma ugualmente forti di competenze di giornalismo. Nonostante sia trascorso quasi un anno dalla nostra denuncia pubblica, il Pescara Calcio Official Store, sito in via Carducci a Pescara, è ancora off limits per tutte le persone che sono in carrozzina. Lo denuncia Claudio Ferrante dell'associazione Carrozzine Determinate. Ci sono dei gradini, dice, che non consentono di entrare in negozio, non è presente alcun campanello citofono, insomma non c'è nessuna possibilità di accesso se non quella di acquistare direttamente restando sul marciapiede. Forse il problema è economico ed è per questo che andiamo incontro al presidente Sebastiani. Una rampa per il negozio specifico costa pochi euro. Siamo disposti a lanciare una raccolta fondi per aiutare economicamente il Pescara Calcio ad eliminare barriere architettoniche. Oggi la Chiesa celebra Santa Luisa de Marillac, vedova e religiosa, e siamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con annuvolamenti consistenti nel Teramano, nel Pescarese, nel Chietino e sulle zone montuose che si affacciano sul versante adriatico, con rovesci sparsi in intensificazione nel corso della mattinata, nevosi sui rilievi inizialmente al di sopra di 1700-1900 metri, ma con quota neve in graduale calo intorno ai 1200-1400 metri nel corso della giornata. I rovesci potranno localmente estendersi verso l'Aquilano e la Valle Peligna, ma risulteranno più frequenti sul versante adriatico e si manifesteranno, pur attenuandosi gradualmente, almeno fino alla serata, con venti settentrionali in intensificazione. Nella giornata di domani assisteremo a un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del territorio regionale. Temperature in diminuzione, anche sensibile sul versante adriatico, venti moderati e mare generalmente mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata. I dati sono di abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.